sentire. Io sono uno dei pochi, perché in politica molti miei colleghi, quando si parla di pesca, di caccia, di fauna, di boschi, di cinghiali, di lupi, spariscono, perché è meglio stare in silenzio, è meglio dire e non dire, mentre io penso che la prossima Regione Marche A debba dedicare all'agricoltura, alla caccia e alla pesca una persona che venga da questo mondo, non uno da salotto che non conosca nulla, che non sappia di che cosa si sta parlando, anche perché sono in primis i pescatori e i cacciatori che vogliono il bene del mare e degli animali, perché sono i primi che tutelano la fauna, gli equilibri. Adesso ce lo diciamo, questo è un interesse reciproco sia di chi ama l'attività venatoria, sia degli agricoltori. Fra un po' andiamo a dormire di notte con i cinghiali e ci entra il cinghialetto in salotto o in camera letto, ma è un problema per l'agricoltura. Pensiamo ai lupi in intere regioni italiane, pensiamo alla selezione. Se non si curano i boschi, se non si curano le montagne, se non si cura l'equilibrio dell'avifauna, e poi è un disastro. Quindi in maniera selezionata, in maniera controllata, però non è possibile che Regione Marche sia sempre una delle ultime per il calendario venatorio, non è possibile che i pescatori marchigiani... Quindi io poi ogni tanto mi attaccano, perché io ad esempio ogni anno vado a HIT, alla Fiera delle Armi, a Vicenza, che è una delle massime esposizioni, anche perché uno dice la caccia sono migliaia di posti di lavoro, è un'economia, è una tradizione, e giù le mani dalle nostre tradizioni, dal nostro modo di essere, dal nostro modo di vivere, da quello che facevano i nostri nonni. Poi è chiaro che, per carità, nessuno pretende gli eccessi. Io ho fatto riunioni di associazioni venatorie, è chiaro che poi mettere d'accordo tutti è un casino, eh? Questo ce lo diciamo, perché ognuno c'ha la sua idea, sia per la pesca. Però io, uno dei ministri con cui andavo meno d'accordo, onestamente, con cui litigavamo di più, ma non per ideologia, per incompetenza, è l'attuale ministro dell'ambiente Costa, che parlava di cose che non sapeva, perché se io non mi occupo di astrofisica, e quindi non parlo di astrofisica. Se tu non capisci un accidente di animali, di fauna, di equilibrio, lascia perdere. È chiaro che se come consulente, invece di qualcuno super partes, ti porti la LIPU, allora è chiaro ed evidente che non si va troppo lontano, non si va troppo lontano. E poi non c'è il derby, perché sono gli ultras, sono tanti ambientalisti, ma intelligenti, non quelli radical chic da salotto che stanno in centro ad Ancona e vorrebbero spiegare a tutte le Marche come si vive nelle Marche, ma ce li ho anche a Milano. Io ricordo, lo faccio sempre come esempio, che è fallito un investimento da milioni di euro in Alta Valtellina, in Lombardia, giusto per non stare solo nelle Marche, perché dovevano sistemare un impianto di risalita sopra Livigno, quindi in altissima Lombardia. C'era un investimento italiano e austriaco, e c'è il concerto. Stavo dicendo che c'erano questi imprenditori italiani e austriaci che dovevano non fare un impianto di sci nuovo, che dice un casino in mezzo alla montagna, taglio gli alberi, no, dovevano togliere l'impianto vecchio arrugginito e sostituirlo con uno nuovo e fiammante. Progetti, architetti, avrebbero dato lavoro a 30 persone del posto, anni e anni e anni. No, il no decisivo fu quello della sovrintendenza, di uno che stava in salotto in centro a Milano, che non era mai andato in montagna, perché questo investimento non si poteva fare, perché secondo la sovrintendenza, che stava in piazza Duomo a Milano, era probabile, neanche certo, era probabile che in quella zona dell'Alta Valtellina nidificasse il piviere tortolino. Ora, io non confesso la mia ignoranza, molti di voi magari lo conosceranno, io ero arrivato a 40 anni senza avere idea
di che aspetto avesse il piviere tortolino. Sono andato a studiarmi, il piviere è un simpaticissimo uccelletto, però imprenditori, sindaci, governatore, tutti dicevano, ma scusi, però se facciamo che sia del piviere tortolino, ma anche se si sposta di 30 metri, non è che noi stiamo sterminando la razza del piviere tortolino, invece di nidificare su quell'albero lì, nidificherà su quella... No! Risultato, abbiamo perso 20 milioni di euro di investimento perché un bacato che stava in centro a Milano riteneva che l'uccellino non potesse essere disturbato. Io per carità difendo gli uccellini, gli uccelletti e gli uccelloni, però ragazzi, quindi qua in bocca al lupo, senza far promesse. Sappiamo come andranno, io sono scaramantico, tocco ferro, la partita finisce quando l'arbitro fischia, io sono milanista, io ricordo finché campo, ma questo non richiede applausi, stavo semplicemente dicendo che qualche anno fa io andai alla fine del primo tempo a farmi il caffè che eravamo sul 3-0 in finale di Champions e poi è finita, cosa e poi è finita come è finita, quindi è chiaro che c'è aria di cambiamento, io l'ho visto a Fermo, ma stiamo girando in lungo e in largo, mi stanno facendo visitare dei posti delle Marche stupendi, anzi io ringrazio le elezioni delle Marche, perché confesso che non sapevo che aveste un territorio così bello, non solo sulla costa, ma anche negli interni. E una riflessione aggiungo, mi domando chi doveva per mestiere fare la promozione turistica delle Marche, cosa ha fatto negli ultimi 30 anni. Visto che... avete dei territori straordinari, però tutti conoscono l'Umbria, tutti conoscono il mare della Romagna, il mare della Toscana, la Versilia, il Colline del Chianti, il Salento, la Riviera Abruzzese, e delle Marche non c'è traccia. Quindi agricoltura, burocrazia, ho incontrato i pescatori, compilano più moduli i pescatori del presidente dell'INPS per dare la cassa integrazione, e se sbaglia a compilare un modulo è più pericoloso fare il pescatore che non lo spacciatore di droga, cioè è più facile prendere una multa se hai una rete da pesca con la maglia troppo larga, se ti beccano con duetti di hashish in giro per Civitanova. Quindi rimettiamo un po' di cose a posto, mancano 20 giorni, in mano vostra, io lascio in mano vostra il futuro del Marche, tornerò almeno altre due volte e l'ho visitata quasi tutta, però io dico che avete una grande occasione dopo 50 anni, il 20 e il 21 settembre, e chiudo con un pensiero egoistico per quello che riguarda me, ogni vostro voto libero per la Lega il 20 e 21 settembre darà anche una pacca sulla spalla a me, che il 3 ottobre vado a processo in tribunale a Catania perché ho bloccato gli sbarchi di clandestini, perché ne ho le palle piene di clandestini che vanno, vengono, fanno, sono terroristi. Hai 88 anni? A Roma, 88 anni. Io ero a Roma quando... Sei un giovanotto. No. Tu parlavi di Lampedusa, da ieri stasera ne sono sbarcati 500, se mi arrestano mi fai compagnia, tanto te ne hai 88, non ti possono arrestare. Le arance, no, se posso scegliere invece delle arance un po' di pesce di San Benedetto, se posso... ma Civitanova, poi dicono che sono campanilista perché vengo sempre a Civitanova, parlo solo di Civitanova. Allora se vengo a Civitanova si incazzano quelli di peso, si incazzano perché il bello dei campanili delle Marche, prima sono stato a Fermo, mi hanno regalato la maglietta della Fermana, ho fatto la foto con la maglietta della Fermana, però poi mi hanno mandato il messaggino, mi raccomando, però quando arrivi a Porto Sant'Elpidio toglila, e se no lì devi stare lì, con le magliette, con le mascherine. Ieri ero in Toscana, c'avevo la mascherina di Pisa, mi ha regalato la mascherina di Pisa, mi ha detto mi raccomando però quando arrivi a Livorno toglila, che se no si incazza. Quindi qua bisogna, però è l'Italia dei campanili, sono le Marche dei campanili, delle tradizioni, dei profumi, teniamole da conto.
la terra che ci ha lasciato i nostri nonni, teniamola da conto. In bocca al lupo. Non dico. E non chiudo come capita sempre a me. Io sono un appassionato pescatore e ormai riesco ad andarci due volte all'anno, un po' sul mare, un po' sul fiume, però ogni volta che riesco ad andare a caccia mi ritaglio due mezze giornate all'anno, o ogni volta che esco con la canna e arrivo o sul masso o sul fiume, trovo quello di fianco e mi fa: Matteo, mi raccomando, buona pesca. Buona caccia, buona bene, no, buona vita e buona fortuna a tutti. Grazie di cuore. E giù le mani dal PD di Portolino.